No, però è vero che siamo sempre a Matteo verso San Matteo, io parlo da un paese. Toccare quota 100 no, vuol dire scatenare assolutamente... Salvini? Allora, è chiaro che il tentativo di bipolarizzare sui due nomi, diciamo che vedremo presto in televisione, è quello. Però io, se dovessi ragionare in termini di logica, è evidente che lui ha bisogno di tempo, perché apre ora le danze, perché sta in una fase in cui al voto non puoi andare, non l'ha fatto fino a quando la prossima primavera. Sarà difficile anche perché anche in quel momento non dovrai andare al voto, perché abbiamo fatto adesso un provvedimento che diminuisce il numero dei parlamentari, che avrà bisogno, diciamo, di un referendum che probabilmente chiederà lo stesso Renzi proprio per evitare il voto, e che quindi ci porterà come minimo a giugno come possibilità, dato che il capo dello Stato ha già detto, del motivo che ha fatto saltare la mosca al naso a Salvini, che in ogni caso garantirà l'applicazione di questa legge già nella prossima legislatura. Allora, il punto qual è invece, secondo me? È un po' di errori che sono stati fatti, che sono in parte, secondo me, la ripetizione di quello che è stato fatto già nel governo giallo-verde. Nel governo giallo-verde, alla fine, tra le due posizioni di politica economica, noi abbiamo avuto un governo fermo, chiaro, o reddito cittadinanza, o quota 100, via dicendo, le risorse sono finite lì. Dal punto di vista, secondo me, del messaggio, senza una riduzione delle tasse, parlare in questo paese, dove la questione fiscale ha caratterizzato gli ultimi 20 anni, di carcere agli evasori, è mezza follia, d'accordo? Se tu lo unisci, abbasso le tasse, quindi faccio delle tasse più eque, e contemporaneamente utilizzo anche, diciamo, un atteggiamento più pesante nei confronti di chi non paga le tasse, lo comprendi. Altrimenti, diciamo, tu hai la reazione di Berlusconi, ma quella, la reazione di Berlusconi è esattamente quella su cui, diciamo, è nata Forza Italia, ed è nata quell'agglomerato, cioè lo alimenti. Perché avviene questo? Perché continui però ad avere, perché i più avveduti dentro il PD, cioè, se ne sono accorti, Renzi se ne è accorto, se tu metti insieme queste due cose, tu dai alimenti, diciamo, la benzina del centrodestra. Ecco perché quello che deve fare, secondo me, questo governo è trovare un baricentro, cosa che ancora non c'è. E l'atteggiamento di Renzi, semmai, è quello di coprirsi da quella parte. Io penso, cioè, adesso ha fatto quota 100, io scommetto, e da qui a una settimana ti tira fuori la separazione delle carriere. Sicuro. Beh, la poteva fare lui però, quando era al governo. Sono pienamente d'accordo, ma qui noi abbiamo limiti di persone che dicono la stessa cosa il giorno dopo, cioè non so, la svolta adesso un po' più moderata di Salvini avviene il giorno dopo. Perché avviene? Perché poi c'è sempre, diciamo, la visione un po' utilitaristica, dovendo scegliere qual è la prossima facile legge elettorale. Facile chiedere la separazione carriera agli altri, bravo, no? Certo, adesso, ad esempio, la svolta perché avviene? Perché dovendo, diciamo, giocare la partita vera, che la prossima legge elettorale, è chiaro che Salvini ha bisogno, a differenza del passato, di un centrodestra unito, perché visto che lo si deciderà in questo Parlamento, in cui Forza Italia continua ad avere un centinaio di una buona rappresentanza, è necessario tenerla vicina. Ma questo fa parte, diciamo, chiamiamolo così, di un atteggiamento dei giovani leader, quelli che, diciamo, in questo momento danno le carte, chiamiamoli i giovani.